Nell'ambito del Carnevale di Arco, nella Sala Segantini, sono esposte le maschere in legno dei carnevali alpini, provenienti dalla collezione privata dell'arcense Gianni Niccolini. Siamo andati a visitare la mostra. Da dove viene questa sua passione per le maschere, dei carnevali alpini? E allora, io ho fatto per tanti anni il direttore del Centro di Ecologia Alpina e mi sono sempre occupato di comunità alpine, di sviluppo e di valorizzazione di quelle che sono le culture identitarie, cioè le radici della nostra gente, anche con il presupposto che non si può salvare un ambiente se non si salvano le radici culturali delle nostre collettività. Per cui, girando per le Alpi, tutte le Alpi, quelle italiane, austriache, francesi, svizzere, eccetera, ho colto come segno identitario le maschere, i carnevali, le ritualità, i miti, spesso miti e riti pre-cristiani che affondano le loro radici anche in una cultura antica, anche in una cultura quasi celtica. E la maschera rappresenta proprio questi simboli di ritualità, i simboli di passaggio, i simboli di fertilità, i simboli di come si può dire, di identificazione in quelli che sono i momenti più importanti nel corso dell'anno, come l'inverno che piano piano deve essere bruciato per propiziare la primavera e quindi la fertilità delle donne, delle messi, dei campi. Ecco, questi sono radici delle nostre collettività che sono sempre stati fortemente presenti, anche se nei carnevali postmoderni questa fertilità e questi miti e questi riti sono venuti meno e hanno perso il loro originario ruolo e anche il loro originario sapere. Una mostra unica e interessante questa a Sala Segantini, qua in Piazza delle Canoniche. E da cosa è composta questa mostra e quante opere si possono vedere? Allora, sono 58 maschere. Andiamo dalle maschere del mondo tedesco, legate più che altro non tanto al carnevale, quello del periodo che noi conosciamo, ma delle mascherate invernali che iniziano con le processioni di San Nicola il 5-6 dicembre. Ricordo che nel mondo tedesco il carnevale viene inteso come l'inizio del carnevale, come l'undicesimo minuto dell'undicesima ora, dell'undicesimo giorno, dell'undicesimo mese, quindi ben prima del periodo che conosciamo noi. Significative sono le uscite di San Nicola, del 5-6 dicembre, dove dietro al santo c'è l'angelo, ma c'è Lucifero con le schiere dei Krampus e le schiere delle streghe, delle Perkte, delle Hexen. Questi esseri selvaggi, poi vestiti di pelli, vestiti con dei campanacci, con delle maschere terrificanti, vanno di maso in maso, di posto, di osteria in osteria, per esorcizzare e liberare il maso, la famiglia, dagli spiriti negativi. Infatti, in questi casi la maschera più brutta è, i Krampus sono orrendi, inquietanti, selvaggi, ma più brutta è, più riesce a far paura allo spirito negativo e quindi a liberare la casa. Laddove sono accolti positivamente e sono ricevuti, i Krampus rifanno la scena di San Nicola e liberano la casa. Laddove invece non sono accolti, allora
quella casa, quella famiglia non può sperare nella prosperità. Qual è stata la difficoltà maggiore nel trovare questi oggetti che fanno parte delle tradizioni? Diciamo che non esiste una difficoltà, perché c'è un passaparola, c'è una rete di persone che si fanno loro le maschere o le hanno per tradizione o ti indica chi potrebbero averle. Le maschere una volta erano fatte frequentemente. Devo ricordare che tutti sapevano lavorare di sgorbia o di scalpello. Peraltro c'è da dire anche questo, siccome il carnevale è un momento di trasgressione, un momento di rovesciamento di tutto, è un momento dove c'è anche uno scoppio della sessualità. Alle volte il mascheramento, non alle volte ma frequentemente, era anche, si esprimeva anche con toccamenti, con rincorse alle ragazze, eccetera. Alle volte anche venivano usate parole anche pesanti, parole che in altri momenti dell'anno non, certamente non potevano essere usati, ma nel carnevale erano ammessi. Per cui, finito il carnevale, spesso la maschera veniva bruciata perché non si riconoscesse l'autore di certe cose pesanti. E quindi veniva rifatta l'anno successivo. Per cui, ecco perché non si trovano maschere molto antiche o firmate o cose del genere, che sono più un aspetto del mondo e del periodo recente, dove si sono perse queste capacità manuali e dove sopravvivono con dei mascherai anche molto importanti che firmano le loro maschere. Ma una volta la maschera era fatta, ogni carnevale veniva quasi sempre rifatta per questi motivi.